Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Champions Kicks continua anche questa settimana. Siamo veramente agli sgocci del tabellone e poi fra un po' avremo la vincitrice. Settimana scorsa Sean Waterspoon passa il turno battendo le Hyper Adapt, distruggendo le Hyper Adapt, che penso abbiano avuto due voti o tre, le Jordan 1 battono le Jordan 3, quindi due modelli classici si sono sfidati, abbiamo perso le Jordan 3, ma passano le Jordan 1. Oggi abbiamo le Air Fear of God, modello del 2018, uscito a fine 2018, un modello in collaborazione appunto tra Fear of God e quindi Jerry Lorenzo e Nike, è uno dei modelli più classici della storia di Nike, assolutamente riconoscibile, come le Air Force One. Andiamo a vederle nel dettaglio, vi rinfreschiamo la memoria, come sempre a voi la votazione poi. Pronti? Via! Bam ragazzi, Air Fear of God 1, il top ha questa pelle che è un culo di bambino, si può dire? Telecamera, si può dire? Un culo di bambino, no, a parte gli scherzi, è morbidissima, una delle pelli più morbide e fighe che abbia mai visto su una Nike. Veramente, veramente molto morbida. Senti? Tutto da toccare. Profumo anche buonissimo. Realizzato in Italia, cioè realizzato, disegnato in Italia. Collaborazione, abbiamo detto, tra Jerry Lorenzo, Fear of God e Nike. Ha messo insieme questa scarpa che tecnicamente è da basket, Nike Basketball, doppia zoom unit qua sotto, doppio stack di zoom qua sotto. Una scarpa che più la indossate più diventa comoda, perché prende la vostra forma, soprattutto è molto morbido la soletta interna, quindi diciamo tutta la midsole è molto morbida all'interno, sentite proprio grande ammortizzamento, ammortizzazione, si dice ammortizzazione? Ammortizzata. È molto ammortizzata. Abbiamo i lacci, li vedete qua, molto grossi, ciccioni, che assomigliano un po' a quelli delle Jordan 11, ricordano. Qua vedete il flywire che va a collegarsi direttamente nella midsole e qua il cage che sorregge le stringhe. Qua dietro abbiamo una cerniera, tutto molto luxury di questa scarpa, diciamo molto premium come materiali, come tutto, veramente pesa come scarpa, non è leggera. Piccolo swoosh qua esterno, outsole, super scarpa, molto molto bella per me, ripeto, una delle miglior collab, se non la miglior collab dell'anno scorso. Poi so che molti non l'apprezzano, adesso sono uscite altre due colorway, oltre a questa e la nera sono uscite altre due colorway, la verdina, diciamo un po' color acidello, e l'arancione, un po' più colore estivi, anche se non li capisco perché è nettamente una scarpa invernale, questa è una scarpa pesante. Price point 350 euro, attenzione. Sbam, Air Force One top interamente in pelle, questa è il white on white, low top, la trovate in mid e high top anche, lacci piatti, toe box con traspirazione classica, la medaglietta F1, linguetta, la scritta Nike Air Force One, qua dietro il logo, vedete l'esterno ancora, la swoosh, outsole classica iconica e la midsole con la scritta Air qua dietro, scarpa da basket, prima scarpa da basket ad aver introdotto l'Air, quindi questa tecnologia. Due scarpe da basket di due ere, due generazioni totalmente diverse, una però è diventata classica che troviamo ancora ai piedi di tutti oggi, tutte e due inventate, progettate per il basket, ma che strizzano un po' l'occhio allo streetwear. Questa è diventata nettamente streetwear, questa è già stata progettata, già stata disegnata con l'intento di invadere il mondo streetwear, di invadere comunque la moda, è sicuramente premium come materiali, come qualità e tutto. Tocca a voi votare, quindi ragazzi, ripeto, non valutate la singola colorway, ma valutate un po' tutta la storia, l'hype, il design, lo dico sempre, mi raccomando. Qui sotto nei commenti avete tempo fino a domenica alle 15 per votare, link Instagram, Facebook, Telegram, soprattutto Telegram, tutti qua sotto, i link per andare a seguire i nostri social, e su Telegram, perché mi insisto tanto su Telegram, perché siamo più di 1500, siamo quasi 1600, e fra poco avremo un giveaway di una maglietta, per cui se vi interessa iscrivetevi lì e faremo il giveaway, mi raccomando. Ciao ragazzi e alla prossima, settimana prossima, anzi no, ancora altri video questa settimana, non si smette, ciao!